Signori, allora, è uscita una mod che ho visto dal video di Nu89, dove potete andare a cercarla. La mod, peraltro, l'ho pagata 2,49 euro, che però risistema il bug del traction control della trazione in uscita delle macchine della CPU, del computer. Ragion per cui, adesso è più o meno come il gioco dell'anno scorso, quindi le macchine hanno un senso, ovvero sul dritto non è che dal nulla tu c'hai l'ERS e il DRS e quello a fianco non c'ha un cazzo e va 10 volte più forte. Qua c'è un senso, vanno veloci allo stesso modo sia nel guidato che nel dritto, perché per chi ha giocato a Formula 1 si sarà accorto che nel dritto vanno 2-3 volte più forte rispetto a quanto vanno nel guidato, quindi la difficoltà era un boaio da farlo, perché la mettevi alta, andavano forte nel girato, imprendibili nel dritto. La mettevi bassa, troppo lenti nel girato, fortissimi sul dritto. Una merda, uno schifo, fa cacare così. Questa mod sistema questa cosa, perlomeno lo sistema per me, e poi alzare la difficoltà a quella con cui giocavi al 21. Nel mio caso, 90. Un po'. E tua madre. Oh, la macchina, non facciamo che risbagliate la macchina, che a Monza mi serve la macchina forte che la posso vincere, ok? No, vinci no perché la Ferrari va troppo più forte, quindi a vinci non vinco. Però, se Cristo ce la manda buona, qualcosa possiamo fare. Secondo me, ragazzi, per essere felici, quarto posto è ottimale. In partenza posso prendere posizioni perché sicuro gliele prendo. Perché tanto stacco più tardi, quindi è chill. Malissimo perché non ha assolutamente girato. Cioè, non ha frenato proprio. Perché prima non l'abbiamo fatto più. Più di così, ragazzi, non si poteva fare. E due, non ho una merda, onestamente, però ho fatto più che potevo. Però vedi, ragazzi, c'è, forte quanto vuoi, però davanti McLaren, Mercedes, Red Bull e Ferrari. Partito di merda. Ok, questo è un problema. Perché o parti bene o se non la mi impianto, quindi non me ne frega un cazzo. Allora, Carlos Sainz devi morire. Carlos Sainz devi morire. Non c'è niente di più giusto. La fanno a 1 km orario. Ok, mo ti va bene? Mo ti va bene, mo rimani qua. Rimaniamo qua. Ok? Va benissimo. Tiri la safety car. Safety car in questo giro. Safety car. Poi tu c'hai l'acqua raggia in testa, Gasly, eh? Tu c'hai l'acqua raggia. Passo più spesso, c'è molta Tu devi energia. usare il microfono di meno invece. Tranquillo, tranquillo, Bottas, che tanto amante i bocchini. Allora, con la bianca non abbiamo ritmo. E questo è un dato di fatto. Quindi, gol è spingi più che puoi, speri che tutti sbagliano nei box. O se no,
serve un'altra safety, entro e metto o le gialle o le rosse, dipende da quando succede, se succede. Poi rischiamo di fare la fine di Hamilton a Silverstone con Arrow. Questo è il problema, capito? Potremmo arrivare come il triciclo, non più come la Formula 1. Però si stanno battendo dietro. Guarda, c'è la lotta tra Leclerc, Hamilton e Sainz, quindi perdono tempo. E Colino Grosso vince il Gran Premio di casa. Mi sento un po' come Pierre Gasly. Coglione. Provoca l'incidente, ma lo sa sfruttare al meglio. È così che Batman diventa lui, diventa Batman. Crea le necessità e le sfrutta dove nessun altro è stato capace. Vediamo, no, proviamo, facciamo la qualifica, vediamo che cazzo succede. Si vede bene. Non è per niente fastidioso il sole, se ci pensi. Proviamo, tanto voglio dire, non è che ho fatto questo giro incredibile. È una busta, sì. Non fai una sega. Giri e spin. Stai, porco Dio. Acceleri, voli. Rivediamo le prime tre posizioni attuali. 1.35.6 ha fatto Magnussen, che sarebbe il tempo che dovrei fare io. Ha fatto 1.36.2. Ma sì, ma è infattibile. A funghi. Malissimo. Malissimo, sì. Mo' col DRS da dietro iniziano a farmi Moana Pozzi, Dio porco. Poi io c'era una strategia. Tanto Vaneo non andava a punti uguali. Non sarei mai andato a punti comunque, ragazzi, non cambiava molto. A questo punto li fai andare, amen. Sì, no, ragazzi, metto 80, ma simulo le ultime due e poi ci facciamo Bahrain in Mercedes. Non possiamo andare in Mercedes perché non ho il livello di fama necessario. Posso andare in Ferrari, non in Mercedes. Vabbè, andiamo in Ferrari, che cazzo vi devo dire, dai. Vai, let's go. Qualifiche. Che trovo veramente ilare che adesso prima ci sia la AS, dopo che l'ho buffata io. Questa cosa è una cosa insensata che non capirò mai del gioco. Così ci posso stare. Oh sì, cioè sono arrivato quinto, ma a tre decimi. Neanche, due decimi e sette. Ok, non dici sti cazzi, sì. Così va bene. Con la Ferrari è la terza, va. Non è la seconda. Arò. Qua lo tengo dietro. E mo col DRS. Oh no no no. L'ha fatta di merda, l'ha fatta. Cazzo, allora potrei puntare a provare ad uscirci dalla zona DRS sua.
Comunque è molto più stabile la macchina di Oporto, eh. Cioè, vedi che no, sbaglio raramente. No, ragazzi, messa una pia, eh. Però è Leclerc. Secondo voi c'è ordini di scuderia? Vado ai box, prego un calo. Io Perez lo devo prendere. Devo cercare di prendere Perez almeno. E se arrivo sul podio, sto bene. Quindi, hammer time. Non ce la faccio a riprenderlo. Va troppo più forte. Peccato perché se non sbagliavo il box, secondo me li stavo davanti. O comunque sarei stato là col DRS. Vedi, ho fatto una curva giusta, gli ho dato 4 decimi. Oscar Piastri, pilota del giorno. Peccato, ragazzi, Dio porco. Guarda che terzo la potevo fare. Terzo con il coso giusto, con il pit giusto lo facevo. Ya, potevo fa.